Siete pronte per iniziare questo vostro campionato nazionale? Ok, siete cariche? Siete pronte? Allora, fra qualche minuto entreremo in campo gara con la società Castelnovese e bimbe, prima di entrare fatemi vedere un bel ok con le dita. Ok, siete pronte? Siete cariche? Avete un po' di paura? Bene, allora nel frattempo che aspettiamo di entrare spiego un po' che cosa è, cosa andremo a vedere. Allora, la ginnastica acrobatica è una disciplina che è stata inventata circa 30 anni fa, è solo una disciplina della WISP ed è composta da due attrezzi, striscia e trampolino. Quindi fra pochi minuti potremo andare a vedere queste nostre splendide atlete ad esibirsi. Vero bimbe? Siete pronte? Da dove venite voi? Castelnovese, dove siete? In che regione? Emilia Romagna. Ok, bene. Adesso fra qualche minuto. Stiamo aspettando che l'ultima bimba a trampolino faccia bimba, scusate, ginnasta, faccia la sua gara. Dopodiché le nostre amiche della Castelnovese entreranno e faranno la gara, come tutte le bimbe. 200 bambine oggi hanno fatto gara, hanno fatto. Ci siamo quasi, anzi, ancora un salto perché ne deve fare due, giusto? Esattamente. Dopodiché ci sarà il cambio attrezzo. Bimbe, siete pronte? Ha finito l'ultima ginnasta, quindi ora tocca a voi. Ginnasta e cambio attrezzo. La società Alieni 2000 ha terminato la sua gara. A loro un applauso per complimentarci. Bene, le ragazze stanno entrando in campo gara. Passano al trampolino dietro le ginnaste della società CFM. Con linea, la prima rimasta a campo di avanti, sono pronti ad entrare in campo gara le ginnaste della società Castelnovese. Saluto categoria. Ginnaste, potete iniziare la nuova giornata verde. Siamo a comunità, siamo a quando è una gara del 2016, la prima è la gara di diretta, la grande sia in diretta. Queste ginnaste si stanno esibendo nella striscia.
Bene, ora ci spostiamo al trampolino. Ora vedremo un'altra ginnasta della società castelnovese. Tensione molto alta, vero? Molto, molto alta. Eh sì. È in attesa che i giudici la chiamano. E poi andiamo. Oh, è partita. Vai. Adesso ci farà vedere la seconda striscia.
Ancora qualche minuto prima che la ginnasta venga chiamata dalla giuria. Ecco, pronta per partire. Ultima ginnasta in gara della società castelnovese e poi siamo pronti per il cambio attrezzo. Adesso ci farà vedere la seconda striscia. Un po' di ansia prima di essere chiamata dalla giuria. Pronti? Bene, la castelnovese, come vedete, ha terminato di fare il suo corpo libero, le strisce, scusate, corpo libero è nella ginnastica artistica, e anche per noi questa diretta è terminata. Ci vediamo domani. Ciao! Buongiorno a tutti, siamo al secondo giorno del campionato nazionale di ginnastica acrobatica WISP in quel di Cecina. 180 ginnaste gareggianti oggi su due categorie differenti, la seconda categoria e una terza categoria che è una categoria un po' più di alto livello. Ma prima di iniziare a farvi vedere cosa succede in campo gara, abbiamo qua due personaggi importanti per quello che sono WISP nazionale e WISP ginnastica. Abbiamo il coordinatore delle strutture di attività nazionali Armando Stopponi e il referente delle nostre attività e delle manifestazioni nazionali Aldo Clementi. Passiamo la parola ad Aldo. Aldo, come sta andando secondo te questo campionato nazionale? Dai, raccontaci. Siamo alla seconda giornata del campionato nazionale acrobatica e siamo qui a Cecina ormai del secondo giorno. Abbiamo già fatto gareggiare circa 300 atleti in due giorni e siamo alla fine di questo campionato, avremo all'incirca 700 e passa atleti, quindi siamo un po' rilassati perché la partenza è stata ottima. C'è una buona collaborazione da parte della società organizzatrice, abbiamo avuto molta presenza di pubblico e l'amministrazione sta lavorando bene anche esternamente al campionato, quindi ci riteniamo soddisfatti per questi primi due giorni del campionato nazionale WISP ginnastica. Perfetto, e passiamo la parola ad Armando che ha una notizia fantastica da darci. Allora, buon pomeriggio a tutti. Cioè, Paola vuole proprio che sveli questa notizia fantastica. La notizia fantastica è che nel 2020 andremo a fare i campionati nazionali di ginnastica WISP in Puglia. Stiamo cercando di lavorare per far sì che le famiglie possano effettivamente trovare, al di là del campionato, anche un momento
di relax, un momento di vacanza, per cui stiamo cercando dei villaggi a prezzi comodi, disponibili, ma più che altro il lavoro che stiamo facendo è quello di portare il campionato nazionale in giro per l'Italia, anche perché io ritengo che la manifestazione nazionale debba servire da volano per quello che riguarda l'attività, soprattutto in quelle regioni dove zoppichiamo un pochettino. Credo che questo debba essere l'obiettivo, ma un obiettivo che non riguarda solo la struttura d'attività delle ginnastiche, ma che dovrebbe riguardare tutte le strutture e attività. Detto questo, sono qui a questi campionati, condivido quello che diceva prima Aldo, faccio soltanto un appunto che fino ad oggi ne sono passati 400 atleti, non 300, però diciamo che il risultato è buono, abbiamo un buon numero di società e un buon numero di atleti. Detto questo, buon pomeriggio, non c'ho altro da aggiungere. Perfetto, grazie mille ragazzi, un salutone e noi andiamo avanti a vedere, anzi iniziamo a vedere com'è questa gara di terza categoria. In questo momento stanno gareggiando le ginnaste senior. Ecco, stiamo vedendo il lavoro in striscia, perché nella ginnastica acrobatica si fanno due lavori in striscia e poi si fanno dei lavori a trampolino. In base alle categorie viene fatta la somma dei quattro punteggi a trampolino, oppure vengono scelti un salto a trampolino avanti e un salto a trampolino indietro. Ecco, la ginnasta è partita, sta facendo la sua seconda serie. Eccoci qua, questa era una serie di striscia, terza categoria. Adesso andiamo a vedere cosa succede a trampolino. In questo momento stiamo guardando una ginnasta che fa il lavoro indietro, come vedete una rondata, salto indietro teso. Adesso farà il suo secondo salto, preparazione per l'avvitamento, quindi immagino farà un teso con avvitamento o mezzo avvitamento. Adesso vediamo che cosa fa. Infatti, ecco qua, salto teso con mezzo avvitamento dietro. Adesso andiamo verso il trampolino avanti. Questo è il nostro campo gara. La zona podio, le premiazioni, l'air track. Abbiamo tre attrezzature per il corpo libero. Hanno l'air track gonfiabile da 15 metri, abbiamo una striscia facilitante da 17 e poi una striscia da 3 cm, soprattutto per le piccoline che faranno gara fra due giorni. La nostra giuria di corpo libero, il nostro fotografo ufficiale e andiamo a trampolino avanti. Siamo in prova. Le ginnaste eseguono tre salti di prova e poi fanno gara. Questa è la nostra giuria di trampolino avanti. Fate ciao ragazze. Attentissime proprio, mi considerano, devo dire. Comunque, da quest'anno stiamo utilizzando i tablet per l'inserimento di punteggi. Infatti ci sono tre giudici a trampolino perché due giudici fanno il punteggio e il terzo giudice fa l'inserimento dei punteggi, che sono visibili in tempo reale dagli allenatori attraverso il sito nazionale.
per cui abbiamo deciso di non utilizzare come una volta i bigliettini per i punteggi, così anche da eliminare il cartaceo. Adesso abbiamo il primo salto di questa ginnasta. Ottimo salto, un salto avanti raggruppato con un avvitamento. La giuria sta valutando e inserendo i punteggi sul tablet. Come dicevamo, tra adesso saranno già visibili agli allenatori. Un bel teso avanti. Bene, per questa giornata noi abbiamo finito, noi ci rivediamo domani con una serie di rette e abbiamo pensato di farvi vedere la gara di tutte le categorie della maschile, quindi ci sarà dal glitter, quindi dai piccolini fino agli adulti che fanno ginnastica acrobatica, e poi in serata la gara clou, la gara delle categorie più alte. Bene, a domani, buona giornata a tutti! Buongiorno a tutti e benvenuti a questa terza giornata del campionato nazionale di ginnastica acrobatica WISP. Come vedete siamo in campo gara, in questo momento stanno gareggiando le ginnaste più piccoline della gara squadre. Vi facciamo vedere un po' cosa facciamo. Sono le più piccole e anche la categoria più bassa in assoluto, oltre al glitter, che però è proprio una gara, si chiama manifestazione gruppi base, ma che vedremo domani e oggi pomeriggio. E abbiamo qua un istruttore che deve fare richiesta di chiarimenti. Arriviamo subito, andiamo a cercare il presidente di giuria. Siete proprio in campo gara con noi, vedete che cosa succede, cosa stiamo facendo. Giuria del corpo libero, signor presidente di giuria, c'è una società che si chiede di lei, l'Alveare là in fondo, grazie. Giuria del trampolino indietro con Paola Morara, la nostra responsabile nazionale di tutti i settori tecnici, che sta giudicando queste piccoline che stanno facendo gara. Stanno facendo anche qualche pasticcino, bella tensione. Le bimbe che gareggiano in questo momento sono bimbe del 2011 fino al 2009, quindi sono proprio piccole, hanno appena compiuto gli 8 anni. Ci sono ginnaste che hanno compiuto gli 8 anni giusto in tempo per fare una gara, per partecipare al campionato nazionale. Guardiamo questo secondo salto, appena la giuria chiama. Eccoci. La bimba ha detto che fa rondata. E infatti ha fatto una rondata. Intanto al corpo libero il presidente di giuria ha chiesto il perché del punteggio richiesto dall'allenatore. Si vede che la ginnasta ha combinato qualche pasticcio mentre faceva il corpo libero. E adesso andiamo a vedere questa bimba. Vedete, fanno proprio degli elementi semplici, solo 4. Se vi ricordate bene, ieri ne facevano 6 e un po' più difficoltosi.
avete visto che il presidente di giuria gira con un tablet in mano per inserire i punteggi delle ginnaste. Una volta inseriti, come dicevamo ieri, gli allenatori possono visualizzarli subito, immediatamente, sul loro telefono o sul loro tablet. Questo rende la gara molto più veloce, perché i biglietti dei punteggi non devono passare dalla segreteria, essere inseriti, ma arrivano direttamente al computer centrale che al termine della gara produce le classifiche. Ecco, ci siamo persi una ginnasta, ce la siamo trovata. Ci siamo. Il presidente di giuria sta inserendo i punteggi. Abbiamo due presidenti di giuria, un presidente di giuria al corpo libero che inserisce anche i punteggi, così fa un bel controllo e tutto sia a posto. Poi abbiamo un presidente di giuria a trampolino, in questo caso Marina della Toscana, invece il presidente di giuria Chiara è delle Marche. E in questo campionato sono rappresentate tutte le regioni partecipanti, vuol dire che c'è un giudice per ogni regione, cosa richiesta dal nostro coordinatore nazionale Armando Stopponi e cosa giusta. Eccoci, prima serie andata. Come vedete, intanto vi faccio vedere il palazzetto molto accogliente, ecco, questo turno di gara è terminato, adesso ci sarà il cambio attrezzo e entrerà una nuova squadra. Ne uscirà un'altra. Lo speaker sta salutando le squadre che ha terminato, sta dando il cambio attrezzo. E fa entrare le ginnaste della Basket Valsugana. Per la prima volta di Roma, Basket Valsugana è romana, per la prima volta ha un campionato nazionale da un po' di tempo, c'è anche il Piemonte, quindi quest'anno ci sarà Piemonte, Lombardia, Liguria, Lazio, Marche, Emilia-Romagna e Toscana. Settore in forte crescita, ogni anno quasi 100 ginnaste in più al campionato. Questa cosa ci riempie di gioia. La bimba sta provando, le ginnaste hanno una prova sugli attrezzi e poi fanno gara. Andiamo a vedere anche qualche trampolino. Prima abbiamo visto i trampolini indietro, adesso vediamo i trampolini avanti. Salutiamo il fotografo ufficiale delle ginnastiche. In questo momento al trampolino abbiamo un giudice del Piemonte, un giudice dell'Emilia-Romagna e gli allenatori oggi sono un po' svampiti, sarà l'ora, si dimenticano di consegnare i biglietti, ossia la salita della ginnasta all'attrezzo. La segretaria che introduce i punteggi sul tablet è un giudice e è della Lombardia, mentre a corpo libero abbiamo un giudice del Lazio, uno delle Marche, uno della Toscana, uno della Lombardia
all'altro trampolino abbiamo un giudice della Toscana, un giudice delle Marche e un giudice della Liguria. Ci guardiamo questa piccola ginnasta nella sua esecuzione e poi vi salutiamo. Vabbè, intanto che aspettiamo, andiamo a vedere il trampolino. C'è il fotografo che mi guarda male, non ho capito molto bene perché. Ma più che altro mi sta prendendo in giro, che è peggio. Sì, mi prende in giro. Eccoci, partiamo. Ecco. E con questo abbraccio, o abbraccione, come dice il nostro responsabile della comunicazione nazionale, vi salutiamo e ci vediamo verso le 3. Buona giornata a tutti. Buongiorno a tutti, anzi buon pomeriggio. Siamo in diretta dal Palazzetto dello Sport di Cecina e stiamo seguendo la gara di acrobatica maschile. In questo momento si è esibito un ginnasta di 5 anni e mezzo della categoria glitter. La categoria glitter è una categoria promozionale, senza classifica, è una manifestazione in cui possono partecipare i ginnasti e le ginnaste dai 4 anni in su. È stata pensata per tutti quei ginnasti e quelle ginnaste che si stanno avvicinando alla disciplina e che giocano a fare ginnastica. Adesso vediamo, intanto che la giuria assegna il punteggio. La gara è appena iniziata, per questo vedete il campo gara vuoto. Siamo molto convinti, eh? Proprio la tensione da gara, si vede la tensione da gara. Ecco, adesso eseguiamo la seconda striscia. Dicevo, il campo gara è vuoto perché la gara è appena iniziata e quindi questi piccolini sono appena entrati in campo gara. Questa è l'unica categoria in cui l'allenatore può suggerire ai ginnasti. Nelle altre categorie, sentite l'applauso. Dicevo, è l'unica categoria in cui ai ginnasti si può suggerire, in quanto normalmente si prende una penalità. In questo momento c'è una gara mista, quindi vedremo dal glitter, quindi dalla manifestazione base, a una mini prima, a una prima categoria, a una seconda categoria e alla fine una terza squadra. Più tardi vedremo nella prossima diretta invece le categorie più alte, ossia dalla terza alla quinta categoria. Questo ginnasta fa mini prima, infatti ha fatto come le ragazze di stamattina 4:20. Abbiamo avuto un incremento anche del settore maschile e siamo veramente molto contenti perché vediamo che tante regioni si stanno avvicinando anche a questa disciplina. Sta arrivando l'ultimo ginnasta di questa rotazione. I ginnasti che abbiamo visto prima erano della Toscana, questo ginnasta è della Lombardia. La striscia è stata fatta. L'allenatore dà i suoi consigli.
siamo pronti per accogliere. I nuovi entranti. Fate ciao ai nostri telespettatori. Ciao! La nostra meravigliosa giuria del trampolino. No, del corpo libero. Rimasti, spostatevi al trampolino avanti. Ecco Elisa, l'allenatore del Ronco Scrivia, che gareggerà poi nella gara successiva, e anche Giulia, che gareggerà nella gara successiva. Giulia, di ciao. Quindi, tutte loro le vedremo dopo. Linda invece fa l'allenatrice oggi, ha deciso che non è il caso, no, fa finta, come dice Giulia, di fare l'allenatrice. Adesso vedremo un po' di trampolini e un po' di corpi liberi. Guardate i tablet, come vi dicevo. Tutta la lista dei bambini che gareggiano adesso. E via. Queste sono prove. I ginnasti possono provare le due strisce prima di farle in alternanza. Noi funzioniamo così: provano i primi due ginnasti, poi gareggia il primo, prova il terzo, gareggia il secondo, prova il quarto, gareggia il terzo, prova il quinto, gareggia il quarto. Intanto il nostro fotografo fa le foto. Fa finta di essere sobrio, ma in realtà lui è molto fuori di testa. Non è vero. È verissimo, è verissimo. Anche lei è una fotografa, ma fa la ginnasta. È un magico mondo, una volta che ci entri non ne esci più. Tutti quelli che ci sono in campo gara sono stati o sono tuttora ginnasti. Ecco, inizia la gara. Questo ginnasta ha fatto prima categoria, il ginnasta di prima faceva mini prima, lo capiamo sia dal numero degli elementi. Questo ginnasta ha fatto 5 elementi collegati direttamente tra di loro, mentre il ginnasta di prima ne ha fatti 4. Il piccolino ne ha fatti addirittura 2 insieme e poi altri 2 staccati. Anche le difficoltà e le richieste variano da categoria a categoria. Vi ricordiamo che siamo in diretta sulla pagina Facebook della WISP nazionale. Ok, questa ginnasta sta provando, ma ha provato una serie da 6 elementi, quindi fa seconda categoria. Questa è una gara un po' particolare, in quanto abbiamo messo proprio tutte le categorie insieme. Infatti sarà compito della giuria capire di che categoria sono e cosa fanno. Passiamo a trampolino. Questo ginnasta arriva da Genova. Mettiamo a posto l'attrezzatura e via per il secondo salto.
eccoci. Un saluto a tutti, ci vediamo stasera verso le 18:30 per la gara delle categorie alte. Buonasera a tutti, siamo in diretta dal Palazzetto dello Sport di Montelupo. Scusate. Che andranno sulla pagina Facebook, in diretta sulla pagina Facebook della UEFA Nazionale. State ascoltando l'annuncio della nostra speaker sulla diretta. Comunque stavamo dicendo che siamo in diretta dal Palazzetto dello Sport di Cecina per questa gara delle categorie alte. È una gara mista di terza maschile, quarta femminile e quinta maschile e femminile. Stiamo aspettando l'esecuzione del primo salto avanti del ginnasta ligure, che ci farà vedere. Non lo sappiamo, deve dichiarare lui, quindi stiamo aspettando che il ginnasta dichiari che cosa deve fare. Salto avanti teso. Doppio salto avanti raggruppato. È un salto che nell'acrobatica possono fare solo i maschi. Sentite il boato della folla, il palazzetto è pieno perché la gara ha richiamato tutti i ginnasti delle altre categorie. Intanto andiamo verso il corpo libero dove si sta per esibire una delle ginnaste over, allenatrice, ginnasta e giudice. Quinta categoria. Over, perché la ragazza è del 95. La quinta categoria, a differenza delle altre categorie, deve eseguire 3 strisce anziché 2 come le altre. Quindi adesso ha eseguito la prima, eseguirà la seconda, poi le altre ginnaste faranno le loro serie e lei, insieme alle altre della sua categoria, faranno la terza serie. Come abbiamo detto e come avete visto prima, ci sono anche dei maschi in gara. Infatti adesso è l'ora del ginnasta delle Marche. Ginnastica per attrezzo. Siamo stanchi. È stato dato un cambio attrezzo quando in realtà non è cambio attrezzo. Ottima esecuzione. Questo ginnasta sta provando la sua serie.
un'altra ginnasta delle Marche. Questo è un ginnasta dell'Emilia Romagna. Che batte il 5 con la sua allenatrice che sta per fare la sua prova. Che non è molto convinta dalla faccia, direi. Ecco, siamo pronti, partiti! Perfetta, anche l'esecuzione, adesso. Ultima ginnasta, poi ci sarà il cambio attrezzo e riusciremo a vedere anche qualcosa di un po' più spettacolare al trampolino. Anzi, direi che qualcosa di spettacolare l'abbiamo già visto con il doppio salto avanti, perfettamente stoppato. Delle ginnaste della terza rotazione abbiamo Lombardia, Liguria, Marche. Le prime due ginnaste che sono passate sono due allenatori e anche loro giudici. Ginnaste e ginnaste, saluto la giuria. Intanto noi andiamo a vedere cosa succede a trampolino. Un avvitamento e mezzo avanti. Un avvitamento avanti. Vediamo cosa succede indietro. Sì, ma di quinta. Tutti e due sono di quinta. Ok, allora.
Ops. E siamo un po' caduti. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao 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 ciao. Anche ginnastica e anche cadere, ma speriamo che non cada, ops, più. Va bene, mi sposto, è meglio se mi sposto. Andiamo a vedere cosa succede a corpo libero. Vabbè, mi sposto. Risalutiamo sempre il nostro Fabiani. Direttamente dall'occhio degli allenatori. Aldo, ti è piaciuto questo salto? Come no? Ti è piaciuto, vero Aldo, questo salto? Beh, non era male, dai. Tanta roba, direi. Doppio avvitamento! Cristian, sei contento? Cristian farà la gara della maschile domani a Rosignano. Infatti oggi è qua in veste di allenatore. Perché come vi dicevamo abbiamo allenatori che fanno le ginnaste, ginnaste che fanno gli allenatori, che fanno i giudici. Il bello della ginnastica acrobatica è questo. Questa ragazza che avete appena visto, come dicevamo, fa l'allenatrice, il giudice, è un over, quindi vuol dire che è oltre i 25 anni, anche questa ragazza che vedete adesso. E questa gara ne abbiamo un pochino e siamo molto contente perché in tutto il campionato non era mai successo, abbiamo più di 14 ginnasti. Over, scusate, ma ogni tanto mi incanto a guardare le ginnaste. Bene, guardiamo cosa succede a trampolino indietro e poi ci vediamo domani. Peso con mezzo. Come vi dicevo, ci sono varie categorie gareggianti, per cui vedete diverse tipologie di salti e di strisce a corpo libero in base alla categoria, fanno più o meno elementi e difficoltà maggiori. Bene, ci guardiamo quest'ultima striscia e poi vi do l'arrivederci a domani. Siamo in compagnia dei ragazzi che hanno appena terminato la gara di acrobatica, terza categoria, e vorrei subito due parole da loro. Innanzitutto, come si sono sentiti alla loro età, non sono giovanissimi ma nemmeno vecchissimi, salire sul podio e ascoltare l'inno d'Italia. Partiamo dal primo, che si chiama? Dario. Sì, prima di tutto ci siamo sentiti giovani e ogni tanto fa piacere. Poi una gara così tra amici è stato piacevole e ci siamo divertiti. Sì, Michele,
E sì, come ha detto Dario, ci siamo divertiti e ci siamo divertiti tanto e niente, soprattutto noi abbiamo praticato per tanto un altro sport, comunque stiamo continuando a praticarlo, il cheerleading, e niente, trovarsi a fare una gara di ginnastica, comunque la prima gara di ginnastica c'ha sempre la sua emozione, dai. Ecco, vai, dillo, vai. Simone, allora, per me non era la prima gara di ginnastica, però comunque sì, ho deciso di farmi male. Però comunque una bella emozione tornare dopo anni a gareggiare. Grazie. Passiamo a due ginnaste over e chiedo alla prima ginnasta se ha tenuto la passione per tutti questi anni oppure se è tornata la passione dopo un po' di tempo. È una vecchia passione, io all'età da 10 anni fino ai 14 ho praticato ginnastica artistica, diventata campionessa nazionale mi sono un po' persa per fare altri sport, però col richiamo della mia vecchia istruttrice sono ritornata nel mondo della ginnastica, mi riusciva ancora a fare qualcosa, perché no rimettersi in gioco anche a una certa età, la WISP dà la possibilità comunque di far fare sport a tutti, quindi over più o meno bravi, la possibilità ce l'ho anche più piccolini, mia nipotina sta facendo ginnastica, WISP dà di possibilità a tutti, perché no, mi piace praticare sport e la ginnastica è bella. Grazie per questo momento di positività e vorrei chiedere all'altra ginnasta over che come si sente una ginnasta essere giudicata da praticamente coetanee oppure ginnaste più giovani? Come mi sento? È come quando ero piccola, l'emozione è sempre la stessa, l'ansia è sempre la solita, è sempre bello partecipare e gareggiare, soprattutto uno sport che piace. Grazie, un in bocca al lupo per le prossime vostre avventure di ginnastica.